Andiamo a visitare la Galleria Panfilo. Questa galleria è nata nel 1647, quando Olimpia Aldobrandini portò in dote al marito Camillo Panfili il palazzo e una ricchissima collezione d'arte. Gli sposi riservarono questa sala del trono allo zio Innocenzo X, conosciuto come il papa del nepotismo. C'è il suo ritratto eseguito da Diego Velázquez. In questo quadro, da alcuni definito il più bello del Seicento, è messo in luce lo sguardo vivido e penetrante sempre rivolto all'interlocutore. Anche il genio della scultura barocca, Gian Lorenzo Bernini, immortala nel marmo il pontefice. Vediamo poi altri ritratti della famiglia, come la madre di Camillo, Olimpia Maidalchini, immortalata da Alessandro Algardi, l'antagonista del Bernini. La Maidalchini, per il suo carattere arrogante, era soprannominata dalla plebe romana la Pimpaccia. Attraversando la quadreria straordinaria di oltre 600 opere comprese nel periodo tra il 500 e il 700 creata dai Doria Panfili, ci fermiamo davanti ad alcuni capolavori. La Salomè con la testa del Battista è un'opera giovanile di Tiziano Vecellio, che si è autoritratto nella testa decollata sul vassoio. In questa raccolta romana non poteva mancare il Caravaggio, che proprio a Roma fu coinvolto in un assassinio. Il riposo durante la fuga in Egitto annuncia la grande rivoluzione dell'artista verso uno spiccato realismo. Il viso della Madonna è lo stesso della Maddalena Penitente, a riprova che Caravaggio dipingeva i suoi modelli dal vivo. Maddalena è seduta al centro di una stanza spoglia, illuminata dalla luce proveniente da una finestra nascosta. Ha abbandonato in terra i gioielli, che sono il simbolo di seduzione e piacere. C'è un'altra fuga in Egitto, di Annibale Carracci, artista contemporaneo al Caravaggio, ma con una diversa concezione dell'arte. Qui l'uomo è parte di una natura armonica, lontano dal protagonismo delle figure del Caravaggio. Il patrimonio artistico si è conservato anche grazie all'istituto della primogenitura, instaurato proprio da Innocenzo X, che ha impedito la dispersione dei dipinti. E oggi, al piacere della visita alla galleria, si somma il piacere di vedere un palazzo che, per la sua opulenza, è di per sé stesso un museo.